shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Questo succede quando tenti di fare balli sexy. Fallisci miseramente. No, non è che fallisco miseramente, fa male il coccio. Appunto. È come se avessi preso un colpo di tacco dritto nel... Non nel buco del culo, sopra il buco del culo. Ma guarda dove c'è l'osso. Cazzo, che male. Hashtag buco del culo. E dai. Comunque. Non sono più capace di fare la mia intro, mi stavo dimenticando di farlo. Bentornati a tutti, bentornati sul canale, sono Pigardi e oggi siamo qua per l'ultimo episodio di Crash Bandicoot 2 prima di introdurci nel mondo di Kingdom Hearts e Bored by Sleep. Clap 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 clap. E Obama le sue medaglie. Comunque, Pack Attack l'ho terminato porci facendo le esatte identiche cose che ho fatto nel video in cui abbiamo giocato effettivamente questo livello e gemma. Quindi le abbiamo tutte, tutte. Osservate 42 su 42, 25 cristalli, dai, quindi. Ci siamo. L'ultima cosa che resta da fare è... Incoming! Vediamo se sono ancora capace di portare il... Ok, preso, è uno. Devo colpire... Porca merda. Sto sfuggendo? No, no, no. Merda. Oh. Sì. Ma quanto... sì. Ma dai, non l'ho preso, assolutamente. E va, vangulo. Vai, vai, Crash, dai. Giù. Giù. Mamma mia, mamma mia, troppa roba tutta in mezzo, troppa roba tutta in mezzo, vai. Dai, dai, dai. Preso, all'ultimo secondo. Stoppa. Come, non ti ho ancora battuto? All'ultimo secondo, madonna. Oh, le citazioni. Le citazioni, il primo livello, Insanity Beach. Del primo gioco. Sì, e hai completamente coperto la voce di Coco. Chi se ne frega? Non piace a nessuno. Ecco tutti i commenti pro Coco sotto il video. Sentili come piovono. Sì, sentili. Ma ecco. Sì, ma non ci sono i pops. Comunque hai notato che sulla letta della stazione di Cortex c'era il logo della Naughty Dog? La pubblicità è l'anima del commercio. Comunque posso e skipparmi... E anche dei piani di distruzione del mondo. Posso, posso no. Skippare tutta sta merda? Assolutissimamente no. Che Kaiser. Niente, quindi nel frattempo che scorrono i titoli di coda, porci, iniziamo a introdurre le conclusioni di questo gioco. Bello. Allora. Difficile ma bello. Allora, partiamo da un presupposto. Di solito con i sequel c'è sempre un pochino di caghino. C'è sempre della merda. Perché dici, oh merda, stanno per rovinare tutto. Oh merda, facciamoci il segno della croce. Ma fortunatamente ci sono le eccezioni. E i tempi, quando i giochi venivano fatti col cervello e non soltanto per vendere, venivano anche bene. No, ma ci sta. Allora, come titolo in sé ci sta, chiaro, ha delle migliorie, ha delle sfide un pochino diverse e anche delle cose che non mi sono troppo piaciute, ad esempio i controlli di Crash sono ancora tanto legnosi. Vabbè. Chiaramente è un gioco per PlayStation 1, non lo metto in dubbio. Però già il fatto della scivolata e salto lì è stato un... Sono delle belle aggiunte se tieni conto che i comandi del primo erano letteralmente due. Salto e giravolta. Salto, giravolta e freccettine per muoversi, basta. Cioè, quelle. Quelle erano. Non potevi fare carina niente.
carina la faccenda delle gemme colorate per il fattore rigiocabilità, che per un platform è ma soprattutto abbastanza il fatto vitale. Che, ma soprattutto l'introduzione del fatto che se muori non ti resetta tutte le casse, cosa che nell'uno invece succedeva, che rendeva praticamente una cosa impossibile. Ecco, un'altra cosa molto interessante, le morti. Finalmente abbiamo delle animazioni per le morti. È vero. Che bello! Ora, Porci, dal momento che abbiamo terminato... Aspetta! Messaggino. Embryon? Sei riuscito a trovare tutte le gemme! È incredibile! Un buco di culo. I cristalli non sono l'unico modo per catturare l'energia dei pianeti. Anche le gemme possono farlo. Con esse io posso distruggere il cortex. Nella mia installazione laser. Sento una leggerissima puzzina di sfida. Arrivo, comunque, prima di fare ciò, Salvino tattico. Ho detto Salvino, fortunatamente. Salvini. E 100%, Porci, 100%. L'ultimo 3% che ci mancava era il caro Cortex. Opla. E l'Odissea di Scrotolo va concludendosi. Almeno per questo capitolo. Alt. Non mi fido. Dun dun dun. It's a trap. It's a trap. Che cosa chiamo qui? Cioè, guarda come sono impilate perfettamente l'una sopra. Questa è l'opera di qualcuno che è un ossessivo compulsivo. Non c'è altra spiegazione. Le isole del primo corte? Del primo crash? Tutte le gemme colorate. Crash, siamo pronti? Puoi fare via? Oh no! E... pam 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 pa pa pam pa pa pam boom bitch Alderaan Docet goodbye, like e soprattutto commentino per chi ha indovinato questa citazione. Con questo veramente, Porci, abbiamo concluso Crash Bandicoot 2. Anche perché se non farti a termine questo finale, effettivamente non ti ricolleghi al terzo, dove effettivamente si apre l'epopea con la caduta della base spaziale di Incortex sopra il tempio di Aku Aku. Voi lo sapete. Anzi, di Uka Uka per liberarlo, quindi è giusto così. Sai, è giusto portare che cosa al termine. Significa? Significa che dovremmo giocare anche il terzo. E certo, ce l'ha già in memoria. Lo porteremo, ma solo se vivrete a sufficienza. Qua, minchia, che dead flag che io ho tirato. Io ho tirato una dead flag, toccatevi i testicoli. Per questa cosa, se resisterete, diciamo così, sul canale a sufficienza per Kurt Burt by Sleep, e solo successivamente potrete godere di Crash Bandicoot 3, forse il migliore dei capitoli di Crash Bandicoot mai pubblicato. Della trilogia originale, senz'altro. Beh, di quelli successivi, no, l'epopea allora, si in generale, raggiunge l'epico, no, con Twinsanity. C'è Twinsanity che se la batte. Minchia, Twinsanity a mani bassissime. Poi devi dividere. Che poi tu non ti ricordi. Devi dividere. Tu forse non l'hai visto, ma io ho fatto una top 10 giochi PS2 che più ho amato, primo posto Twinsanity. I giochi di Crash, io tendo sempre a dividerli in due branche. La storia principale e gli spin-off. Esattamente. Dicevo, li dividi in due grossi tranche, perché se da una parte abbiamo Crash Bandicoot 1, 2, 3, l'ira di Cortex, Twinsanity, il dominio dei mutanti, eccetera, dall'altro abbiamo tutti i progetti laterali, tipo ad esempio Crash Bash, Nitro, Team Racing, Tag Team Racing, eccetera. E poi Team Racing è ancora canonico, Tag Team Racing pure non lo è Nitro Kart. Nitro Kart non è canonico. E di certo non lo è Crash Bash. Assolutamente. Nonostante sia un discreto party game. Sì. Non eccezionale, discreto. Discreto. Si faceva giocare. Comunque, abbiamo menato abbastanza il torrone, vi abbiamo abbastanza annoiato, quindi like, comment, share, sapete come fare. Link alla pagina web, sempre in descrizione del video, Instagram pure. Mi raccomando, ora che è finita questa serie, se vi è piaciuta, salvatevi l'intera playlist e riguardatela fino allo sfinimento. Per il resto, noi ci rivediamo a brevissimo. Il ritorno di Cortex.
E se invece detto in italiano è bruttissimo. E se invece arrivasse un video di Blooper? Oddio. Vabbè, quello vedremo. Quello vedremo, si può fare lo speciale. Però aspettate e vedrete. Ci vediamo. Support by Sleep.